37 nuovi contagi e un tasso di positività dello 0,29%, numeri in linea con quelli degli ultimi giorni e che fanno ben sperare, anche se il diffondersi della variante Delta in tutta Italia e inevitabilmente anche in Toscana non permette di abbassare la guardia. Non sono ancora ufficialmente contabilizzati fra i casi di Delta, visto che per completare il sequenziamento del genoma virale serviranno alcuni giorni, ma quattro persone nella provincia fiorentina sono risultate positive al test rapido, messo a punto per anticipare isolamento e tracciamento di nuovi positivi con la variante, inserita tra quelle che destano maggiori preoccupazioni. I casi totali in Toscana, da quando è nota la variante Delta, sono 15, compresi due di Pisa di ieri. Nessuno fra i casi segnalati nel fiorentino era di ritorno dall'estero, ma la variante è già in circolo, nonostante la diffusione in Toscana sia ancora ridotta. I casi segnalati hanno un'età di 53, 41, 25 e 16 anni e sono di Campi Bisenzio, Vaglia, 2 di Pelago. Uno era stato vaccinato con doppia dose di Pfizer, uno con singola dose. Ma l'avanzare della variante non preoccupa il presidente della regione Giani. Io devo dire che sono talmente limitati i casi, di contagio in Toscana che in questo momento non parlerei di allarme, ma, di presa d'atto se verranno fatte le sequenziazioni, che quel processo che a livello nazionale ormai è in corso, di trasformazione, della relativa casistica che oggi abbiamo sulla presenza Covid-19 in Italia in, forte percentuale di Delta. Oggi il Covid è, sostanzialmente in letargo nella nostra regione. Dobbiamo approfittarne per sviluppare tutto il ciclo delle vaccinazioni. E su questo sono molto contento perché ormai da più di una settimana noi abbiamo, più di 30.000 vaccinati il giorno.